Finalmente l'home tour della casa nuova. In realtà siamo ancora work in progress come Baby Spink, che è entrato nel settimo mese. Vediamo se esce prima Baby Spink o la casa nuova. Qua verrà la cucina. Qui verrà il salotto. Un bellissimo divano angolare gigante dove rilassarci. E la TV penso qui, giusto? O qui. O lì, dobbiamo decidere. E lì il tavolo da pranzo. Questa sarà la cameretta di Baby Spink. Con un bellissimo anche patio. E anche il suo bagno privato Baby Spink. Molto fortunato. Ci sarà la sua doccia. I sanitari. Fasciatoio. I sanitari per fortuna, a meno che non la fa per terra. Vabbè, prima che la fa nel water ci vorrà un po'. Ah. Poi, qua vi ricordate c'era l'ingresso all'altro bagno. No, era ripostiglio. Ah, ripostiglio invece. L'abbiamo chiuso e abbiamo fatto l'ingresso dal corridoio per un bagnetto ospiti, perché sennò nessun bagno aveva l'ingresso, diciamo, indipendente. Esatto. E quindi là ci sarà il lavabo e i sanitari. Questa sarà la camera nostra da letto. Qua ci sarà il letto. E qui abbiamo fatto una cosa un po', diciamo, non italiana. Abbiamo diviso water bidet in un'area per poi avere a vista il lavabo, che sarà molto bello il design. Abbiamo preso tutti i bagni da Duravit, che veramente ha uno stile pazzesco, stupendo. E qua ci sarà una doccia molto molto bella, grande. Quindi abbiamo a vista doccia e lavabo e invece nascosti water e bidet. Sembrava carino. Tagliamo la piana da sopra. Qua. Allora, qua una cosa particolare faremo praticamente. Qui verrà una cabina armadio di questa dimensione. Com'è? Circa 10 metri quadri, 9 e mezzo. Sì. Sarà la mia cabina armadio. Invece salendo, andando di qua, rimane tutta questa parte che diventerà una sorta di ufficio, studio, lettura, così. Quindi, yes. Perché la mia cabina armadio non ci stava in camera da letto perché c'è l'armadio di Fabio e quindi abbiamo pensato di crearla qua. Questo è il terrazzino di mezzo. Questo sarà il mio regno. Qua sarà la Spink Room. Qua ci sarà una mega vasca. Finalmente dopo tanti anni avrò una vasca. Avrò una bellissima doccia. Qua, doccia gigante. Doccia gigante. Qua ci sarà tutto mobile per trucco. Yes. Qua un divano letto, poltroncine per registrare i video. Praticamente i miei video li registrerò qua. La cosa che mi fa impazzire è che avrò un posto dove lavorare all'interno di casa, ma che è comunque separato dalla casa, perché è separato dal terrazzo, quindi comodissimo direi. E qua ci sarà anche un bagnetto dove metteremo un water super tecnologico, tra l'altro è tipo quello super avanzato di giapponesi. Sì, esatto. Sempre Duravit. E ci sarà anche un armadio, giusto? Sì, no, qua, lavabo. Il lavabo lì, sì. E tazza, cioè. Tazza, lavandino e qua chiudiamo e facciamo un armadio per mettere asciugamani, attrezzature dei video, sì. Cose varie. Qua come vedete la situazione è un po' deprimente. Un po' precipitata. La piscina bellissima che avevamo azzurra è diventata verde. Non abbiamo più il pavimento. Lì andrà la cucina, lì giù in fondo. Faremo una cucina da esterno. Cucina da esterno, pergotenda, tavolo per mangiare, divanetti qui. Esatto, il pavimento lo rifacciamo. Rifacciamo tutto il pavimento, piscina, doccia laggiù e lì area solarium dove sono tutte le macerie. Che bello, sarà stupendo. Bisogna solo avere pazienza in questa fase perché veramente deprimente. Sembra impossibile che diventerà una casa vera. Bellissima, ma lo diventerà, vero? Speriamo. Quanto se rimane così? Abbiamo distrutto una casa. Molto bene. Allora, diciamo nella nostra previsione, i lavori della casa dovrebbero finire prima che nasca Baby Spink, per una questione di comodità. Ma comunque, anche se non saranno finiti,
noi continueremo a, cioè questa casa Brescia la gestiremo un po' all'inizio come casa per il weekend, casa magari più per quando c'è la stagione più calda. Dobbiamo ancora capire in realtà, perché ancora non essendo pronta non riusciamo a immaginarci di vivere qui veramente. Comunque a Milano teniamo la casa dove siamo adesso per ora e quindi faremo un po' avanti e indietro. Soprattutto quando nascerà Baby Spink capiamo dove sarà più comodo stare in quel momento, perché già sarò confusa. Much, much, much later. Work in progress, continuano. Sia Baby Spink cresce, ma c'è stato anche un progresso nei lavori di casa. Ora vi facciamo vedere. È passato circa un mese dall'ultimo video, ci sono state già delle migliorie. Allora, questa è la sala cucina. Qua faremo la zona divani. Lì metteremo un bel tavolo lungo, la cucina sarà lì e qua la TV. Bellissimo, direi che questo salone è molto grande. Quanto sarà, Fabio? Ecco, considerato che vivevamo a Roma in una casa di 55, grande, direi. Bellissimo. Poi la cameretta di Baby Spink. Abbiamo creato una libreria. E poi qua, vabbè, è rimasto più o meno uguale. E qua ci sarà il bagno, però questo è ancora work in progress. Invece guardate camera nostra, ci sono stati già dei miglioramenti. Qua ci sta il bagno ospiti. Camera nostra, abbiamo creato questa rientranza dove mettere la scarpiera, uno specchio. Poi qui è il mini bagnetto, perché abbiamo fatto come i bagni, diciamo, all'estero, dove qua ci sarà il water e il bidet chiusi con un lavabo, credo. E invece di qua, aperto senza la porta, avremo il lavandino con i due lavabi e una doccia gigante. Lì c'è fatto mettere l'elettricità per le tende elettriche. Ah, che bello! Ma quelle che tipo che dici, batti le mani e si aprono? Una... e apri le tende. Volevo chiederti delle lucidazioni. Yes. Quindi qua uno sale e c'è tipo un corridoio. Allora, qui c'è una parete così, quindi là si crea un corridoio. Mm. La parete gira qui intorno dello scotch. Sì. E arriva qui. Ok. E qua è tipo una libreria. Qua puoi fare sì. C'è una parete libreria, ok. La parete libreria è da sto lato. Però qua è brutto il muro. Porta. Vabbè, un quadro. Una porta. Ah, una porta. Sì. Ah, per la mia cabina armadio. Yes. E qua cosa c'è? Ah, una zona studio per me, per te. Zona... Computer? Bene. Ok. Zona studio. Uh-huh, okay. Qua si sta formando la Spink Dependance. Là ci sarà la vasca, una doccia gigante, qua tutta una console trucco, lì metteremo il divano e di qua ci sarà sempre un bagnettino se mi scappa la pipì, giusto? Sì. Cioè, beh, un bagno grande. Un bagno giapponese elettrico. Sì, esatto. Cioè, giapponese è il modo per durare. Sì, ma è grande però. Cioè praticamente qui la tazza compresa del bidet, poi il lavandino con lo specchio. Mm. E poi in realtà qui chiuderemo per fare un armadio A ripiani. Ma domanda, giù nel bagno in cameretta, quello piccolo, sì, dove c'è il bidet e il water, sì, c'è anche un lavamani? No, l'abbiamo predisposto però. Ah, ok. Perché in teoria andrebbe fatto un lavamani su misura triangolare. Ah, ok, va ci bene. Troppo, però intanto abbiamo predisposto l'impianto. Okay. Non so se un mese fa era così verde la piscina. Penso sia molto più verde di un mese fa. Praticamente è una palude. Era così bella. Non so a cosa ci porterà questo. In teoria diventerà tutto più bello, perché la piscina vogliamo farla a sfioro con i gradoni, un po' di cose. Qua dobbiamo rifare tutta la pavimentazione, mettere la cucina. Vabbè, we'll see, povera piscina. Entriamo nella mia dependance, proprio nello
Allora, questo sarà proprio un cubo, diciamo, dove all'interno avremo il lavandino, la doccia, la vasca, tutto a vista proprio sulla zona dove io filmerò i miei video, quindi cioè, mi fa impazzire questa cosa. Tra l'altro questo cubo sarà tutto completamente resinato in resina. La resina è un materiale fantastico, poi io adoro il fatto che cioè, sia il pavimento che i muri di questo cubo saranno tutti in resina. Abbiamo scelto questa tonalità rosa antico, rosa e cipria, delle resine Bombetto, che è proprio un'eccellenza italiana e tra top resine mondo. Non vedo l'ora di vedere come saranno. Tra l'altro in ogni bagno abbiamo dei colori diversi, adesso li faccio vedere. Work in progress, continuano sia Baby Spink cresce, ma c'è stato anche un progresso nei lavori di casa. Ora vi facciamo vedere. È la sala che è diventata veramente grande. Qua andrà un bel tavolo, qui i divani, la cucina, fantastico. Resine finite. Questo è il bagno Baby Spink. Il mobile sarà verde salvia e quindi abbiamo pensato a questa resina grigia, molto molto bello, col verde sarà benissimo, che figo. E abbiamo usato Gobbetto resine. Bagno ospiti color terracotta, bellissimo. Questa è la camera da letto, guardate, abbiamo finito di fare la resina. È questo beige bellissimo. Qua ci sarà la doccia, vedete, in tutt'uno la resina sopra e sotto. Abbiamo fatto anche la nicchia, gli shampoo eccetera. Bello bello. Ta-na-na-na! Resina posata, è bellissimo, cioè guardate che figo, tipo color terracotta. Qua ci sarà la doccia, qua la vasca freestanding e là avremo, beh, il water a parte. Qua sono arrivati anche i bagni Duravit, bellissimo. Vedete la resina? È così l'effetto. Si può toccare? Sì. Che bella! È lavabile, non si sporca, è veramente un materiale super comodo, mi hanno spiegato. Ormai mancano 2 settimane al parto e devo dire che non so se sicuramente ci metteremo di meno a fare Baby Spink che la casa. Comunque questo era l'update, fateci sapere insomma se vi piace come sta venendo. Noi siamo felicissimi e non abbiamo comunque fretta perché come sapete noi viviamo a Milano, quindi quando sarà pronta qua a Brescia poi man mano magari inizieremo a venire il weekend, un po' insomma periodi più lunghi e poi capiremo cosa fare della nostra vita, siamo un po' confusi al momento. E nulla, vi mando un super bacio e vi aggiornerò presto sia sulla casa che il baby. Ciao! Voilà, è nato. Diciamo che ci ho messo di più per questo video che a far nascere un bambino. Ci faccio vedere i progressi anche della casa. Qua ho iniziato a mangiare. Tanto non inciampare però, anche pieno di robe pericolose per terra. Vai. In tutto ciò io sto allattando. Ah, sono i sanitari! Solo lì. Solo quelli lì. Luce. È la tua casa questa, è la prima volta che entra Aurelio a casa. È vero. Tanto non inciampare là, eh. E luce, incredibile. Bellissimo. Tanto al buco lì, eh.